Discord è un progetto che è promosso dall'ESERO, che è l'agenzia, l'ente per l'educazione spaziale belga, e consiste nel lanciare un pallone sonda nella stratosfera. Tutte le scuole presentano un progetto a novembre, dei progetti che vengono inviati, ne vengono selezionati alcuni e il nostro è uno di quelli. È stato fatto da 5 ragazzi del Caso delle Scienze. È già il secondo anno che veniamo scelti per questo progetto e finora siamo stati molto fortunati, diciamo, perché in entrambi i casi il nostro esperimento ha funzionato molto bene. Un pallone sonda, ovvero il progetto Asgard, che è arrivato alla sesta edizione quest'anno, consiste in un pallone in lattice gonfiato con del gas, alla quale viene attaccata una scatoletta di polistirolo abbastanza grande, fatta di, appunto, di polistirolo, che in gergo tecnico viene chiamata gondola. E all'interno di questa gondola vengono inseriti tutti i vari esperimenti elettronici ma anche biologici delle varie scuole partecipanti al progetto, e il progetto in sé si articola attraverso tre giornate. La prima, durante la quale tutte le scuole spiegano i loro progetti, mentre nel pomeriggio vengono montati i progetti sulla gondola. La seconda giornata, in cui avviene il vero e proprio lancio e viene poi recuperato il pallone. Nel frattempo i ragazzi assistono a varie conferenze. E la terza giornata, dove invece i partecipanti espongono i risultati raggiunti. Il nostro progetto si occupava di energia, in particolare avevamo a disposizione un pannello fotovoltaico che produceva una tensione di 5 volt e con una corrente necessaria per alimentare un Arduino, che è ciò che gestiva la maggior parte dei progetti di Asgard. Questo perché alle alte quote, con tanto di temperature bassissime che raggiunge il pallone, le batterie al lipo usate di solito iniziano ad avere un rendimento molto minore, perciò sopra una certa altitudine serve sempre un supporto a questa energia. Abbiamo pensato di usare questa cella fotovoltaica per svolgere questo compito. Speriamo che in futuro questo sistema verrà utilizzato dagli altri partecipanti di Asgard. The confidence was fine and we are good. And I think it is fair to say that you saved the day. Beh, ovviamente questo viaggio e poi per notare di 4 giorni aveva dei costi. L'anno scorso ci aveva finanziato la nostra scuola, però quest'anno avevamo dei problemi, quindi attraverso il sito School Rising abbiamo fatto un crowdfunding, ovvero un sito in cui è possibile fare delle donazioni, e grazie alle donazioni ricevute abbiamo potuto partecipare a questo progetto, e quindi da parte di tutto il team vogliamo ringraziare i donatori che hanno permesso tutto questo. Ha funzionato molto bene anche la squadra, perché è grazie poi a questo che otteniamo dei buoni risultati.